amica Gemma Vecchio. Grazie per questa occasione e grazie per questo lavoro molto nobile che sta svolgendo Cipsi. Dare opportunità alle donne è una cosa bella, però è mio parere, anche forse anche di tante altre africane, che abbiamo bisogno in Africa pace. L'Italia ha una fortunata collocazione geografica che è vicino all'Africa e altri paesi ricchi e dovrebbe promuovere la pace. Se non c'è pace, non c'è possibilità. La gente continuerà a venire e, come si dice, c'è questo conflitto tra esseri umani. Scusate l'emozione. L'emancipazione che può aiutare le persone con l'istruzione. L'istruzione è sinonimo di consapevolezza, soggettività, perciò darebbe molto alle persone, al benessere dell'Africa. L'Africa soffre moltissimo per via delle guerre, c'ha le risorse, l'Africa illumina il mondo e ne resta al buio. Perciò finché non c'è giustizia economica, giustizia sociale, le donne scappano perché c'è coltan, oro, gas, ogni ben di Dio. Ci sono paesi che non hanno una millesima parte, sono paesi ricchi dove gli africani stessi migrano per lavorare. Perciò bisogna promuovere la pace e le donne potranno da sole fare sia per finché scapperanno con i bimbi nelle spalle, fagotto in testa da ogni guerra, non possono pensare ad altre cose. La priorità per l'Africa è proprio la pace contro le mine, perché in ogni paese fa vittime le mine dopo ogni conflitto, perché è costosissimo per i paesi africani lo sminamento, visto che lo sminano i paesi che producono queste. Perciò mi auguro che si faccia molta campagna anche contro le mine e per, come si dice, contro le bombe. Grazie.